benvenuti ad una nuova puntata della nostra chiesa nella città oggi, in una location, lo vedete, molto molto particolare, sono gli studi della chiesa nella città. In questi giorni, in queste settimane, per la puntata di venerdì della chiesa nella città, oggi in replica di domenica, abbiamo pensato ovviamente non di offrire le novità librarie come facciamo solitamente, perché il momento non lo consente, ma in qualche modo regalarvi qualche riflessione, messaggi, approfondimenti, interviste del nostro arcivescovo Monsignor Mario Delpini. E così vogliamo fare anche in questa puntata odierna. Nello specifico con uno stralcio dell'omelia che il vescovo Mario ha pronunciato durante la veglia pasquale. Parole importanti che spiegano molto della nostra fede oggi e del nostro essere cristiani e di come anche vorremmo esserlo quando tutto questo, speriamo presto, sarà finito. E a seguire un'intervista, perché è stata pubblicata la lettera Siate sempre lieti nel Signore, che è una delle lettere che compone per i singoli tempi liturgici la proposta pastorale per l'anno 2019-2020, la situazione è occasione. Naturalmente la lettera per il tempo pasquale, che è iniziato, è stata riattualizzata a causa della pandemia, e in queste pagine ci sono indicazioni importanti, sintetiche da parte dell'arcivescovo. Quattro punti cardinali abbiamo voluto chiamarli, e il perché lo abbiamo chiesto direttamente a lui. Perché la nostra fede è così fragile? Perché l'imprevisto diventa una obiezione sconcertante per la nostra fede? Perché la tragedia che irrompe nella vita di una persona o di una comunità o di una famiglia, una tragedia mette in crisi la fede di chi nel suo credo professa la risurrezione? Perché professarsi cristiani, cioè popolo che crede in Cristo, è diventato così imbarazzante nei rapporti quotidiani? Perché sembra una forma di saggezza professare di avere domande e nascondere di avere certezze? Perché si considera più motivata la cautela piuttosto che il coraggio, l'inquietudine piuttosto che la pace, la disperazione piuttosto che la speranza? Perché se proprio si deve credere in qualcosa, sembra più sensato credere nella morte piuttosto che nella vita? Perché sembra che tutto sia più interessante della verità più essenziale? Perché ogni particolare di cronaca, ogni stranezza di personaggi famosi, ogni battuta di politici, ogni indice economico merita più attenzione della questione decisiva? Ma che senso ha la nostra vita? Perché l'evento di quel primo giorno della settimana risulta più uno spavento che un alleluia? La fede è fragile. Se sei solo, se sei sola, non basti per dire la verità. Se sei sola o solo, non hai abbastanza forza, né sapienza, né voce, né argomenti, né gioia per andare fino nel cuore del mistero.
la fragilità della fede contemporanea è dovuta alla solitudine. Questo io così arrogante si impone come principio del bene e del male, ma adesso è stanco. Deve ogni volta creare di nuovo il mondo e dare nome a ciò che crea. Questo io, così narciso, continua a compiacersi di sé, delle sue certezze e dei suoi tormenti, ma adesso è depresso. Non si piace più come una volta. Questo io, così libero, si esalta di non essere legato a niente e a nessuno e perciò di poter pensare tutto e anche il contrario, di poter provare tutto e non dipendere da niente. Ma adesso è spaventato. La sua libertà è come una prigione di solitudine. La nostra fede è fede di popolo. È iscritta nella storia del popolo di Dio, è ambientata nel mondo creato da Dio per ospitare l'amore. Alla nostra fede è necessario un popolo con cui condividere il cammino. Alla nostra fede è necessaria la Chiesa. In una sorta di riattualizzazione del suo scritto per il tempo pasquale, siate sempre lieti nel Signore, riattualizzazione necessaria, lei pone una sorta di quattro punti cardinali. Non pensavamo che la morte fosse così vicina, non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Signore risorto, non pensavamo che fosse così necessario celebrare insieme i santi misteri e non pensavamo che fosse così necessaria la risurrezione per la nostra speranza. Ecco, questi possono davvero essere considerati dei punti cardine per vivere questo tempo sempre difficile che abbiamo davanti? Il punto forte è sempre e solo Gesù risorto, ecco, è questo che permette di interpretare anche questa situazione così strana, confusa, dolorosa e complicata, interpretarla come il contesto in cui Gesù entra nella casa e la riempie di gioia. Ecco, la cosa sempre nuova è questa, le tribolazioni della storia sono sempre angoscianti e mai si sa come vanno a finire, ma quello che serve per viverli è la speranza, quello che serve per affrontare il tempo che viviamo è la presenza del Signore risorto. È questo che permette di interpretare la morte, è questo che permette di interpretare il presente, è questo che permette di desiderare l'Eucaristia ed è questo che permette di celebrare la Pasqua. Quindi questo è il messaggio di Pasqua, che in qualunque posto della terra, in qualunque situazione politica, economica, sanitaria, c'è un fondamento per la speranza. Ed è Gesù risorto a Pasqua, dopo Pasqua e in tutto il tempo che abbiamo da vivere. Fin qui l'Arcivescovo. Grazie per averci seguito. Noi torniamo il lunedì, martedì, mercoledì, il venerdì alle ore 20:15 su Chiesa TV Canale 195 e la domenica con la replica del venerdì alle ore 13:40 circa dopo la Chiesa nella città. E allora, alla prossima Chiesa nella città, oggi. Arrivederci, ciao!